Maestro Umberto Scipione, allora, dopo il premio Ladea Alata, continua, diciamo, la sua raccolta di premi. È piacevole perché poi diciamo che è una gratificazione ricevere dei premi, è anche un po' uno stimolo, qualcosa che ti dà energia, che ti dà, è un'aggiunta alla voglia che non mi è mai mancata di produrre musica, di dedicarmi al mio lavoro. Poi Venezia è sempre una città entusiasmante perché ha una storia, oltre come città, ma anche a livello cinematografico, quindi andare lì e prendere un premio è molto molto gratificante, fa bene. È un premio alla carriera? È un premio alla carriera, se non è un premio specifico. Il premio alla carriera di solito fa un po' paura, no? Perché poi dici, vabbè, allora siamo arrivati, invece io mi ritengo sempre all'inizio della mia carriera, ho ancora quell'entusiasmo di quando ero ragazzo e volevo arrivare a elevate vette, mi ritengo ancora agli inizi e voglio ancora fare grandi scalate. Quindi lo consideriamo quasi un punto di partenza. Sempre, sempre, ogni traguardo, questo è anche un mio problema, perché poi alla fine con questo atteggiamento finisci per non godere dei successi, dei momenti, diciamo, di entusiasmo, perché sei già proiettato alle prossime avventure, ai prossimi traguardi. È un'arma a doppio taglio, vero che una cosa è un atteggiamento che ti porta sempre a crescere, è un atteggiamento che alle volte non ti fa sostare, non ti fa godere dei premi, dei successi raggiunti. Prossimi programmi. Prossimi programmi, cioè, sto già lavorando al musical di Siani del Principe Abusivo, che sarà credo un grande spettacolo, non credo, sono certo perché Alessandro lavora sempre a livelli altissimi, lui, De Sica, un cast d'eccezione, Sistina, Augusteo, Milano, e poi ho diverse cose in cantiere, anche di altre proposte di lavoro che, lo sai, non si dicono mai quando non sono concrete. Scaramantico. Assolutamente sì, in questo non si può smentire la tradizione, non si dice prima della concretizzazione. Nonostante tutti questi impegni, comunque Gaeta è sempre nel suo cuore. Gaeta è la mia vita, io vengo qui e sto bene, quindi, e poi mi piace dedicarmi a Gaeta per quello che posso, quindi dare il mio apporto a livello culturale, a livello musicale. È l'unico posto al mondo dove sto bene, fisicamente e psicologicamente. Emozionante la direzione e l'arrangiamento dell'inno della scuola Mazzini. Lì per me è stato un momento particolare perché io ho lavorato su un frammento di una canzone di mio padre, quindi praticamente ho scritto una canzone insieme a mio padre, in tempi diversi, ma su questo frammento che ho cercato poi di espandere, di ricostruire nella memoria dei suoi ex allievi, ma nessuno ricordava più di quello che io sono riuscito ad avere, e quindi ho scritto poi tutto il seguito di Mio Pugno, orchestrato, arrangiato, e quindi è un brano scritto con mio padre, poi realizzato con i bambini di questa meravigliosa scuola che porto nel cuore, perché io anche ho frequentato un anno qui alla prima elementare. Adesso, dopo la tradizione, diciamo, continua, prima con suo padre, adesso con sua figlia che sta seguendo un po' le orme paterne. Mia figlia canta, si diverte, lo fa con lo spirito giusto. Quando dico lo spirito giusto mi riferisco al fatto che non ha fame di successo, ha la voglia di fare musica. Questa è una cosa che mi vanto di averle trasmesso io. Cioè, a lei piace fare musica. Se stiamo con gli amici, in società oppure con tanta gente e le si chiede di cantare, lei con disinvoltura si alza e canta. Quindi ha superato già quello step dell'emozione, del timore, del giudizio. Non ha fame di successo, probabilmente perché ha avuto la fortuna da piccola con me di arrivare addirittura a essere nominata a Davide Donatello, Benvenuti al Nord, perché ha scritto il testo di una mia canzone, l'ha interpretata lei, è andata molto bene, è stato un film di grande successo. Probabilmente anche quello è stato di aiuto per lei, anche aver avuto in quell'occasione, insomma, dal TG5 alle testate giornalistiche, gente, visto che ci sono state, insomma, così, addosso per molto tempo, anche quello, diciamo, temevo potesse essere
un elemento di disturbo per una crescita semplice di una ragazzina di 13 anni, è stato un timore insomma abbastanza superato per la disinvoltura, perché lei è stata serena, mi fa molto piacere, studia canto tranquillamente, non spero continui la tradizione, spero che si diverta e che la musica le dia quello che sa dare, cioè sviluppare la sensibilità, è quello già sufficiente.